Domenica 31 agosto finalmente ricomincia la stagione di Serie D e per il Seregno il primo test è in Coppa Italia, primo turno sul campo dell'Inveruno. Insomma, una partenza molto molto complicata per la formazione di mister Sassarini che affronta i gialloblu di mister Melosi, una squadra assolutamente da prendere con le molle e dotata di un pacchetto offensivo assolutamente pericoloso. Seregno in condizione di emergenza in difesa, fuori Pelucchi, Moreno e Viganò con Cavalcante che da forfè all'ultimo secondo, sostituito da Panin. Le formazioni, padrone di casa con Bordin, Bisceglia, Spadaccino, Grassi, Giacomoni, De Masi, Cavallini, Lazzaro, Lella, Broggini e Morao. Risponde Seregno con Simone Cortinovis, Madaluni, Di Maio, Magrin, Alessandro Cortinovis, Di Lauro, Comi, Giambrone, Marzeglia, Battaglino e Cavalcante con le immagini. Andiamo subito nel primo tempo perché al quarto minuto, Inveruno Show, Broggini da sinistra, Morao, la conclusione è respinta da Cortinovis in qualche modo. Il tap-in è subito respinto in rete da Cavallini. L'ex Legnago fa 1-0 in vantaggio gialloblu. Partenza shock per gli azzurri. Settimo minuto, Broggini dentro. Lella, la sua girata in volée, facile per Cortinovis. Ancora Inveruno, Lazzaro dentro per Broggini. Morao, la conclusione. Cortinovis che la battezza fuori. Ancora Broggini, fa il diavolo 4 a sinistra, il traversone al centro, spizzata di De Masi, 2-0 in Veruno. Lella da pochi passi, anche lui ex Legnago come Cavallini, uno dei gol più facili della sua carriera. Seregno non c'è nei primi 10 minuti di gioco, raddoppio giallo-blu. Ancora la formazione di casa scatenata, Lella dai 30 metri con il gran destro. Pallone che sorvola di poco la traversa. Buona occasione per il Seregno, Magrina il calcio di punizione. Il pallone che davvero sfiora il palo, avrebbe potuto riaprirla a Seregno. Ancora Inveruno, Spadaccino, pallone dentro, Broggini vince il rimpallo, in area di rigore, Broggini messo giù. È calcio di rigore per l'Inveruno, non ha dubbi, Cazzaniga. Va Capitan Broggini dal dischetto, pallone nel 7, Inveruno 3, Seregno 0. Praticamente mette le olive nel Martini la formazione di casa. Seregno inesistente nei primi 45 minuti di gioco. Ora hanno una ripresa tutta in salita per gli azzurri. Battaglino, pallone perso. Giacomoni, la lunga sciabolata a cercare Broggini. Ottimo il controllo a tagliare fuori di Lauro. Broggini in area di rigore. 4-0. È davvero un massacro a Inveruno. Spettacolare rete di Broggini. Poker giallo-blu. Seregno in netta difficoltà. Ci prova con Cossa, area di rigore, bella la finta di Cossa, il suo tiro, pallone fuori, però pregevole iniziativa di Emanuele Cossa. Ancora ci prova la formazione di casa, Sarra, spazio, cerca di piazzare il destro. Pregevole l'intervento di Simone Cortinovis a evitare il 5-0, ma è davvero una brutta, bruttissima partita per gli azzurri. Escono subito di scena in Coppa Italia per mano di un Inveruno che rasenta alla perfezione dal primo al 90° minuto, tutto facile per la formazione di Melosi, un Seregno da dimenticare, che ora dovrà lavorare sodo per prepararsi al meglio per l'esordio in campionato, domenica contro il Cileverghe, ma ora le parole di mister David Sassarini. Davide Sassarini, allenatore del Seregno, abbiamo visto una squadra completamente diversa da quella che avevamo ammirato in questo precampionato. Cosa è successo? Beh, che non abbiamo fatto niente di tutto quello che dovevamo fare, siamo partiti male, poi gli episodi le determinano, e la sensazione è che settimana, secondo me, abbiamo lavorato tanto e che oggi fossimo decisamente molto più lenti di loro, e quindi è un campanello d'allarme che dobbiamo valutarlo. Per ora questo resta una valutazione che è nostra interna, e penso che il Verona sia un'ottima squadra, lo sappiamo, i valori li conosciamo, come conosciamo i nostri, e oggi loro hanno fatto benissimo e noi abbiamo fatto malissimo.